Siamo nelle campagne tra Vita e Salemi, in provincia di Trapani. Siamo venuti a conoscere una famiglia, la Curatolo Arini, che dal 1875 fa vino. Chiaro, vicino Salemi. Questo è il vigneto di Inzolia, da dove noi prendiamo le uve per il nostro Inzolia Curatolo Arini. È un vigneto dell'89, come vedete una bella pianta, un bel tronco, ed è stato vendemmiato circa 3 settimane fa. In questo vigneto facciamo esclusivamente vendemmia a mano. Quindi da qui le uve passano direttamente in cantina a Marsala, dove poi proseguiamo con tutto il processo di vinificazione. Questo è il vigneto di Cataratto, siamo a 550 metri a livello del mare. Queste sono delle piante che hanno più o meno 25 anni. Da questo vigneto prendiamo le uve per i nostri cataratti. Da Vita ci siamo spostati a Marsala, la città del Marsala, riconosciuto in tutto il mondo come l'espressione autentica della Sicilia. Una storia di famiglia, di uomini, fatta da uomini e da donne. Il fondatore è Vito Curatolo Arini, che nel 1875, proprietario di questa parte di terra sulla costa, decise di creare, seguendo quello che già avevano fatto gli inglesi un secolo prima, decise di creare la propria azienda seguendo il trend di questo mercato che cresceva sempre, si sviluppava, ovvero la vendita di questo Marsala nel mondo. Ma non è stato l'unico. All'epoca di aziende in quel periodo, tra la metà degli anni 50 e i primi del Novecento, ne sono nate di aziende siciliane, cioè con proprietà siciliana, oltre 150. Quindi per oltre un secolo abbiamo lasciato che fossero gli inglesi a commercializzare questo Marsala, scoperto da loro. Negli anni 50 inizia Florio nel 42 e poi seguono tutta una serie di famiglie siciliane, tra le quali la Curatolo Arini, Cudia, Spanò, Mirabella, Pellegrino. E Vito Curatolo cosa ha fatto? Ha preso il nome della madre, il cognome della madre e quello del padre, e anziché limitarsi a chiamarla Vito Curatolo, l'azienda ha aggiunto il cognome della madre e decise di chiamarla Vito Curatolo Arini. Figura importantissima invece è stata la moglie, perché questo fondatore Vito Curatolo muore relativamente giovane, lascia la moglie con 5 figli. Questa signora, di carattere siciliana, probabilmente non conosceva neppure l'italiano, conosceva il dialetto, e per portare avanti l'azienda decise di ingaggiare un contabile svizzero, prendendolo da una comunità di svizzeri che c'era a Palermo, perché all'epoca c'era una grossa comunità di svizzeri, si occupavano di tessuti, di dolci, e prese questo Martin Schwabenthal e lo mise a dirigere questa azienda. E siamo fine dell'Ottocento, prima del Novecento. Questo svizzero conosceva bene le lingue, perché era di origine tedesca e conosceva l'inglese, quindi orientò questa azienda verso i mercati
internazionali principalmente. Internazionale, e infatti ora vediamo dentro, abbiamo tutta una serie di riconoscimenti presi nell'America del Sud, negli Stati Uniti, proprio perché l'orientamento era prima i mercati esteri. Era una mosca bianca. Esatto, era una mosca bianca, si giocava una carta che gli altri non avevano, quella appunto di conoscere le lingue ed essere un uomo che aveva viaggiato. E questi figli crescono, aiutati da Schwabenthal, prendono le redini della società e la continuano a portare avanti. Un altro passaggio importantissimo avviene poi negli anni 70, quando una grossa multinazionale inglese, ma di proprietà di alcuni canadesi, la famiglia Bronfman, che si chiamava House of Seagram, decise di trovare un partner in Sicilia per la produzione di vini da tavola. All'epoca in Sicilia si facevano vini ad alto grado. Vengono in Sicilia negli anni 70, non semplice, e fanno un giro, dice: questi signori ci piacciono, i signori Curato, e dice: la facciamo una partnership, la chiamiamo SIV, ed è nata questa joint venture con questo nome. Insomma, nasce questa bella collaborazione. Per oltre 20 anni il prodotto sul quale puntavano era un vino bianco, il famoso Tonino, che ancora Tonino. Commercializziamo, è un vino che piace ai paesi del nord, è un vino con un contenuto alcolico basso, siamo intorno agli 8-9 gradi, invece un tenore zuccherino un po' più elevato, questi vini, un asti per dare un'idea. E negli anni 90 questi signori della Seagram decidono di chiudere il business del beverage. Cosa hanno fatto? Hanno restituito le aziende spesso ai proprietari, perché in quella joint venture noi eravamo rimasti soci al 10%. E nel restituircela, insomma, abbiamo ripreso quindi la piena proprietà dell'azienda, e dagli anni 90 a oggi, insomma, abbiamo continuato nelle esportazioni forti anche di questi canali che erano già consolidati. In cantina, per vedere come nascono i vini, quali sono i passaggi fondamentali dalla fermentazione fino poi alla vinificazione. Passiamo nella bottiglia, nell'invecchiamento, la parte più forse interessante, insomma la parte più siciliana della cantina più tradizionale. Invecchiamo i nostri in una sala qui, con molta calma, con molto silenzio, con molta freschezza, insomma. Usiamo diversi tipi di botte, dalle gambellotto grandi alle piccole barrique, lo usiamo per dare un tono un po' più moderno, insomma, ai nostri vini Marsala. E ho anche dei 5 soldi. Questo è il posto più calmo e tranquillo della cantina. C'è una data da ricordare per il vino siciliano, è il 1773. La storia racconta che a causa di un violento nubifragio che si abbatté sulla Sicilia, nel 1773 John Woodhouse dovette riparare al porto di Marsala, ed è qui che scoprì un vino che allora non veniva minimamente considerato, perché le tratte internazionali non comprendevano la Sicilia. Ed è proprio da quel taglio, da quel vino che colpì un commerciante inglese come Woodhouse, che nacque la storia del Marsala. Oggi il Marsala è il vino che rappresenta la Sicilia insieme al Grillo e al Nero d'Avola, ma nella fine del Settecento chiaramente questo vino aveva un'altra storia e segnerà la storia proprio della Sicilia molto prima De Florio, già agli inizi dell'Ottocento, ed è la dimostrazione che una Sicilia vitivinicola ha avuto
una storia importante che appunto ha fatto la fortuna grazie soprattutto agli inglesi. Oggi Marsala non è semplicemente la quinta città dell'isola, Marsala è la capitale di un vino che viene riconosciuto come unico in tutto il mondo e che è stato proprio apprezzato dagli inglesi, quel vino che ha permesso alla Sicilia vitivinicola di farsi riconoscere nel mondo. Marsala non abbiamo fatto niente di innovazione, ma siamo andati a riprendere ciò che facevano il vecchio agricoltore che vinificava a casa. Il vecchio agricoltore che vinificava a casa vinificava con tutte le bucce. Se andiamo molto indietro. Quindi noi non facciamo altro che vinificare a base Marsala come vinifichiamo il rosso. Alla fine di questo nostro viaggio a Marsala abbiamo scoperto che un grande vino come il Marsala meriterebbe sicuramente di avere maggiore spazio nel mercato internazionale, perché il Marsala, a differenza del Grillo e del Nero d'Avola, che oggi sono i vini maggiormente venduti nel mondo, il Marsala è l'espressione vera della Sicilia autentica, il motivo per cui siamo riconosciuti nel mondo come una grande regione vitivinicola, un continente a parte. In ogni bicchiere di Marsala c'è un pezzo di Sicilia, non soltanto per il profumo, per quelle che sono le note olfattive, ma soprattutto perché dentro il Marsala c'è quello che i giapponesi chiamano come umami, cioè ci sono tutti i sentori possibili, e proprio questo dovrebbe farci capire che sul Marsala abbiamo il dovere di investirci. Lo dobbiamo fare perché la Sicilia vitivinicola va venduta nel mondo in maniera diversa. Questo nostro viaggio qui tra le campagne di Vita, Salemi e Marsala, quindi in questo fazzoletto di terra della provincia di Trapani, servono proprio a indicare come la Sicilia deve lavorare tanto per vendere al meglio se stessa.